E adesso vado a dare il buongiorno a Carlo Genova, ricercatore dell'Unità Operativa Clinica di Oncologia Medica al Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, insieme, perché domani a Genova ci sarà una nuova edizione di un evento dedicato ai pazienti, in questo caso pazienti di tumore ai polmoni in fase precoce. Ci racconta di che cosa si tratta e che senso ha questo incontro? Certamente. L'evento si chiama Meet to Talk, percorsi condivisi sul tumore al polmone in fase precoce. È in effetti un incontro dedicato ai pazienti e ai loro familiari, quelli che noi chiamiamo caregivers, che affrontano la diagnosi e la patologia di tumore del polmone quando questa viene diagnosticata in uno stadio iniziale, quindi quando sono possibili dei trattamenti localizzati come per esempio la chirurgia e nuove terapie biologiche o terapie contenenti l'immunoterapia di supporto all'intervento chirurgico. Questo incontro avrà luogo domani alle 10.30 presso il Palazzo Ducale nella Sala Liguria, quindi una location assolutamente centrale, e darà la possibilità a chi vuole, quindi pazienti, loro parenti, persone informate, di interfacciarsi con noi, quindi sarà un incontro molto interattivo con un intervistatore che è il dottor Meretta, che ci farà domande rilevanti e coinvolgerà me come oncologo medico, ma coinvolgerà anche il direttore della chirurgia toracica dell'ospedale San Martino, il dottor Gianluca Pariscenti, il direttore della pneumologia interventistica del San Martino, la dottoressa Barisione, il direttore della riabilitazione generale oncologica, che è il professor Francesco Ventura, e la nostra psicologa, la dottoressa Simona Rebora. Di fatto questo incontro ha lo scopo di fornire delle informazioni utili per i pazienti e per i loro parenti su questo particolare setting, questa particolare situazione di malattia, cercare anche di dirimere eventuali dubbi, eventuali quesiti che possano insorgere quando si comincia ad affrontare un percorso di questo tipo. Faremo anche un po' il punto sulla diagnosi precoce, questo è molto importante, di questa malattia. Ecco, qual è la diagnosi precoce per questa malattia, Genova? Allora, purtroppo il tumore del polmone è un tumore piuttosto subdolo e ancora oggi nella maggior parte dei casi si tratta di tumori in stadio quantomeno localmente avanzato, quindi spesso ci troviamo ad avere già dall'esordio delle malattie non operabili. Per fortuna questa situazione sta cambiando, un po' con un'aumentata sensibilizzazione alla diagnosi, quindi all'inquadramento precoce in comparsa di sintomi come la difficoltà a respirare, quella che chiamiamo dispnea, come la tosse persistente, e in più stanno cominciando a emergere dei dati importanti, di cui parleremo in maniera molto estensiva domani, riguardanti la diagnosi precoce con lo screening. Non c'è ancora uno screening definito e codificato per il tumore del polmone come c'è per altri tumori, come per esempio per le neoplasie mammarie, però di fatto cominciano ad esserci dei dati molto interessanti e cominciano ad esserci iniziative di programmi di screening con l'attacco spirale, quindi forme di diagnosi precoci che possono veramente salvare delle vite in questo contesto. Allora Genova, per salutarci ricordiamo domani a che ora e dove? Allora domani, quindi 7 dicembre 2023 alle 10.30 presso Palazzo Ducale, Sala Liguria. Grazie a Carlo Genova, ricercatore della Clinica di Oncologia Medica del Policlinico San Martino di Genova. Buon lavoro. Grazie, grazie infinite, a presto.